Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche radioimprenditrici, cari amici radioimprenditori, buongiorno. Oggi per la nostra rubrica Parole d'impresa parleremo della comunicazione interna all'impresa. È necessario comunicare? Assolutamente sì. È opportuno? Sì. È obbligatorio? Direi di sì. No, sono tre cose che inanellandosi, quindi altro non fanno che poter argomentare, giustificare e motivare una sensibilità da questo punto di vista. Quindi la comunicazione. In che modo si comunica? Chiaramente le comunicazioni sono di vario tipo. Oggi noi abbiamo le chat sui social che stanno chiaramente imperversando, sono di grandissima comodità, però dobbiamo sempre verificare e comprendere se le chat poi possono assolvere alla funzione di organo deputato alla comunicazione interna all'azienda. C'è una comunicazione ufficiale che è appunto la bacheca aziendale, che intendendo per tale un luogo dove chiaramente insomma sia possibile da parte di tutti poter accedere e poterlo consultare tempo per tempo. Qui ci si mettono i regolamenti, ci si mettono i DVR, ci si mettono tutte quelle cose che chiaramente devono essere assolutamente visionate dal cliente, salvo ovviamente integrare anche la consegna cartacea o l'acquisizione, diciamo, di firma per presa visione del documento stesso. Ma ci sono alcune aziende che chiaramente hanno un sistema di intranet interno al quale c'è possibilità di collegarsi tramite password. Altri ancora hanno un sistema di posta elettronica che chiaramente assolve a questa funzione. Altri non hanno queste situazioni perché magari le dimensioni non argomentano, non giustificano, non rendono opportuno investire su questo. Ecco, a questo punto però è assolutamente importante considerare quella che è l'organo deputato allo svolgimento dell'attività, l'espletamento dell'attività di comunicazione, che è appunto la bacheca. Bisogna rendersi assolutamente conto che la bacheca sia visibile a tutti, diciamo, nelle varie fasi di lavoro e di presenza all'interno dell'azienda, e magari si può utilizzare a questo punto la chat solo ed esclusivamente per comunicare che c'è un nuovo argomento, c'è una nuova cosa da visionare sulla bacheca. Quindi attenti bene perché il gruppo WhatsApp, per intenderci classico, non assolve, diciamo, la funzione di trasmissione di informazioni importanti, ma può essere un catalitico, un elemento catalizzatore, un elemento che informa che è disponibile nel sito ufficiale, quindi la bacheca o altro, le informazioni che possono essere assolutamente prese in visione dal lavoratore durante l'orario di lavoro stesso. Ovviamente le sfumature e le sfaccettature sono di vario tipo, ma su questo avremo modo di poterci ritornare. Quindi per oggi è tutto, io con la comunicazione vi saluto, vi auguro un buon resto di giornata e una buona settimana dalla Umberto Alunni e dalla vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.